Buche sistemate in via Borghetto, lavori di riqualificazione in via Roma, posa di una parte del teleriscaldamento in piazza Cittadella, interventi di ristrutturazione al tetto di Palazzo Farnese. Sono solo alcuni dei cantieri che stanno interessando la città di Piacenza. Un'estate calda dal punto di vista degli interventi realizzati dal comune, approfittando delle scuole chiuse e del minor afflusso di traffico. Ancora qualche giorno di pazienza e poi queste buche che tanto hanno sollevato polemiche perché pericolose dovrebbero diventare un ricordo. Lunedì infatti partono i lavori proprio qui in via Borghetto per la sistemazione del manto stradale. Abbiamo finito le asfaltature in via Farnesiana, per esempio, più altri interventi di dimensioni minori però necessari. Andremo avanti con le asfaltature durante tutto l'anno. Durante l'anno inizierà la fase esecutiva della riqualificazione del campo sportivo Bertocchi. Ci siamo aggiudicati un finanziamento importante da parte della Regione per la riqualificazione di un campo da calcio che comunque sarà a questo punto disponibile 365 giorni all'anno, e con lo sdoppiamento degli spogliatoi saranno possibili partite in sequenza stretta anche da parte del calcio femminile. Entro la fine dell'anno saranno numerose le sfide da portare a termine, con l'incognita del bando delle periferie da 11 milioni. Sembra che il governo voglia congelare i finanziamenti destinati anche a Piacenza. Sì, è un problema indubbiamente, per il fatto che il bando periferie portava un importante coinvolgimento della zona nord di Piacenza. Quindi la programmazione delle opere pubbliche, per non congestionare la città in più punti di accesso, è stato gestito in modo tale che fosse predominante l'intervento sulla fascia nord della città. A questo punto, prima di tutto, gli interventi che sono finanziati con risorse che in questo momento sono state messe in discussione sono interventi importanti e necessari per lo sviluppo di Piacenza. Prevedeva fondamentalmente la riqualificazione di Piazza Casali, vedeva la ristrutturazione dell'ex Berzolla, quindi tutto ciò che era una riqualificazione della zona della stazione.